La chiama la riforma delle riforme per il secondo lancio ufficiale del semipresidenzialismo alla francese. Accanto ad Alfano c'è tutto lo stato maggiore del partito. La proposta del PDL è concentrata in 5 emendamenti al testo sulle riforme costituzionali che da domani sarà all'esame di Palazzo Madama. E attorno a questo pacchetto il segretario prova a ricompattare un partito sfilacciato, insofferente, che sempre più procede in ordine sparso. Così tra una Santanchè che innalza la bandiera della protesta fiscale e Cicchitto che tiene il governo sul filo del rasoio, rinviando a fine giugno il verdetto sulla sua sopravvivenza, in mezzo c'è lui, l'ex ministro della giustizia, che conferma la fiducia a Monti fino alla scadenza naturale della legislatura. È evidente che questo percorso, questa tabella di marcia, postula la durata della legislatura fino alla sua conclusione naturale. Ad un PD riluttante, Alfano prova ad indorare la pillola suggerendo uno scambio. Voi dite sì all'elezione diretta del capo dello Stato e noi diamo il via libera ad un sistema elettorale a doppio turno. Tempo scaduto è la risposta dei democratici, convinti che sulle riforme costituzionali il confronto possa essere soltanto avviato, mentre la strada ancora percorribile è la riforma elettorale. Chi spariglia, sorpresa le carte, è Fini, che invita i suoi senatori a sottoscrivere gli emendamenti pidiellini. È un progetto che sostengo da 20 anni, spiega il presidente della Camera, e anche se qualcuno lo strumentalizzerà non vedo perché non sostenerlo. Certo è che con il sì di Futuro e Libertà la maggioranza per approvare la riforma al Senato c'è, mentre il già disciolto Terzo Polo con Casini, che al semipresidenzialismo dice no, può dirsi definitivamente archiviato.